Sono state più di 2.500 le persone scese in piazza Massari a Bari per la prima giornata di sciopero unitario di CGIL e UIL, che ha visto coinvolte diverse categorie di lavoratori che garantiscono i servizi essenziali nel paese, degli appalti e dei servizi strumentali, dei trasporti, della sanità, degli enti locali, della pubblica amministrazione, dei servizi postali, dell'igiene ambientale, di scuole e università. Un presidio di circa un centinaio di persone invece è stato posizionato anche all'ingresso del porto di Bari sul lungomare de Tullio, in concomitanza dell'arrivo del vice premier Matteo Salvini, un presidio a difesa dell'articolo 40 della Costituzione che sancisce il diritto allo sciopero, concetto ribadito dalla segretaria regionale di CGIL Gigia Bucci, che ha quantificato più del 50% delle adesioni allo sciopero nella giornata di oggi. Siamo qui per protestare contro la manovra del governo, una manovra che assolutamente non prende in considerazione la ripresa del potere d'acquisto dei salari, una manovra che penalizza ancora una volta i lavoratori pubblici, i dipendenti, i pensionati di questo paese. Partiamo da oggi e arriveremo in tutte le piazze d'Italia, concludendo l'ultima iniziativa a Bari il 1° dicembre con il nostro segretario generale Bombardieri. Una manovra che non ci soddisfa. Siamo qui e nonostante le varie intenzioni di precettarci, di non precettarci, noi siamo qui in piazza per protestare e per scioperare. Durante l'ulteriore giornata di sciopero prevista a Bari per il 1° dicembre si parlerà anche della richiesta di un confronto immediato con la Regione Puglia.